Ciao a tutti ragazzi, voi di questo mio nuovo video con questo mantello azzurro. Oggi ragazzi andiamo a fare un video un po' diverso dal solito che se vi piacerà diventerà una serie. I pronostici sulle partite di Serie A ragazzi. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e fare un bel commento per sapere cosa ne pensate dei miei contenuti. Allora ragazzi, andrò a pronosticare le partite della terza giornata di Serie A dicendovi secondo me il risultato esatto e un marcatore della partita. Spero che questa serie ragazzi vi piaccia, così almeno la porterò per ogni giornata e vedremo ragazzi quante ne azzeccherò. Provate anche voi nei commenti ovviamente a fare il vostro pronostico delle partite di Serie A per ogni turno di campionato. Ragazzi, direi di iniziare, partiamo con l'anticipo della terza giornata, dopo la sosta di Serie A, che sarà Empoli-Venezia. Empoli-Venezia ragazzi, secondo me sarà una partita un po' tirata, dove le due squadre cercheranno comunque di limitare i danni. Ci saranno secondo me pochi gol, secondo me finirà 1-1 ragazzi, però per me il Venezia farà i suoi primi punti di questa Serie A. E vi vado a dire ragazzi un marcatore: Nadir Bajrami ragazzi, Bajrami che per me si sbloccherà in questa partita, l'albanese che ha giocato benissimo contro Napoli e Juventus si deve sbloccare, e per me si sbloccherà ragazzi, un talento veramente per me clamoroso. Quest'anno lui è la sorpresa di questo campionato, l'ho preso anche infatti a parecchi fantacalci, che ovviamente mi piace tantissimo. Napoli Juventus secondo me ragazzi finirà 1-1, secondo me altro pareggio, perché comunque le due squadre, Napoli non è che si è preso benissimo, diciamo, ha faticato col Venezia, ha faticato col Genoa, mentre la Juve è veramente malissimo, un punto in due partite con Udinese e Empoli, si deve riprendere, però per me finirà 1-1. E il marcatore ragazzi va a dire Osimhen, che ha ridotto la squalifica di una giornata, e per me ragazzi avrà voglia di spaccare tutto, per me segnerà. Atalanta-Fiorentina ragazzi, per me vincerà l'Atalanta, vincerà facilmente per 3-1. E secondo me ragazzi un marcatore della partita sarà Ruslan Malinowski, che si deve sbloccare dopo un inizio un po' difficile, e per me si sbloccherà contro la Fiorentina come anche l'anno scorso si è sbloccato, mi ricordo, contro la Fiorentina, quindi per me si sbloccherà 3-1 ragazzi. Sampdoria-Inter, la mia Inter ragazzi, per me faticheremo molto perché mancheranno, comunque partiranno almeno dalla panchina i sudamericani Lautaro e Correa, e quindi sarà Sensi alle spalle di Dzeko, e per me ragazzi finirà 0-1, sfida molto molto tirata dove la Samp non segnerà neanche questa volta, secondo me per la terza partita consecutiva. E ragazzi, noi ci teniamo proprio agli sgoccioli col gol di Dzeko, ragazzi, secondo me. 0-1, gol di Dzeko. Cagliari-Genova, ragazzi, una sfida che per me, ragazzi, è già scontata. Per me vincerà il Cagliari. Per me vincerà il Cagliari, che in casa col Genoa, secondo me, vincerà. E vincerà, secondo me, 2-0, ragazzi, 2-0. E ragazzi, chi se non Leonardo Pavoletti potrebbe, ragazzi, decidere questa partita. Un marcatore, ragazzi, è lui. Leonardo Pavoletti, l'ex di partita, dove comunque è diventato grande al Genoa. Spezia-Udinese ragazzi, una partita che io vedo veramente da X, 2-2, 2-2 perché di solito l'Udinese questa partita le pareggia, per me ci saranno tutto 4 gol, per me c'è una bella partita, e per me ragazzi il marcatore sarà Ignacio Pussetto ragazzi, che si è sbloccato la scorsa partita, per me deve dare continuità, e per me ragazzi segnerà anche questa partita. Torino-Salernitana ragazzi, sarà una partita molto tirata perché mancherà il Gallo Belotti che probabilmente partirà dalla panchina, però le alternative non mancano, da comunque da Brecalo a Piazza a Sanabria, proprio Sanabria ragazzi, che per me deciderà la partita sull'1-0, proprio gol di Sanabria. E Milan-Lazio ragazzi, Milan-Lazio big match di questa giornata dopo anche Napoli-Juventus. Per me ragazzi la spunterà il Milan, che andrà comunque si confermerà a punteggio pieno e batterà la Lazio, che comunque è partita razza in questa stagione, e vincerà per secondo me 2-1. Però ragazzi il marcatore che vado a dare io è della Lazio, ed è Luis Alberto che punisce puntualmente il Milan. E quindi, ragazzi, per me Luis Alberto segnerà in questa partita Milan-Lazio. Roma-Sassuolo, ragazzi. Roma-Sassuolo è una partita che molti danno per scontata la vittoria della Roma, però secondo me no. Per me la suderà, ci saranno un sacco di gol, due squadre veramente molto propositive che badano poco la difesa. Per me finirà 3-2, ragazzi, 3-2. Sfida molto tirata, che alla fine però spunterà secondo me la Roma e resterà a punteggio pieno. Vado a dare ragazzi il marcatore Lorenzo Pellegrini, che segna molte volte con il Sassuolo, per me si potrebbe riconfermare, anche se non è al meglio, potrebbe partire dalla panchina, però ha comunque le qualità per far gol, come ho fatto vedere anche l'anno scorso dove ha fatto doppietta con la Salernitana. Bologna e la Sverona ragazzi, per me la partita anche questa da X, per me finirà ragazzi 1-1, 1-1, e per me ragazzi il marcatore è Riccardo Orsolini, che veramente segna sempre col Verona, e per me segnerà anche questa partita, quindi 1-1. Un marcatore, Riccardo Orsolini, ragazzi. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che questa serie comunque vi piaccia, che almeno ve la porto puntualmente. E fatemi sapere anche, ovviamente, i vostri pronostici. Ragazzi, vediamo al prossimo video.